Fresco delle tre forchette del gambero rosso e delle riconfermate due stelle Michelin, lo chef Giuseppe Mancino, direttore delle cucine del Grand Hotel Principe di Piemonte a Viareggio e del Maito a Forte dei Marmi, ha pensato di bissare quanto già fatto durante il primo lockdown in occasione della Pasqua, ovvero preparare un pranzo completo per le famiglie versiliesi in difficoltà. Sono stati 250 cestini preparati per questa occasione e distribuiti grazie al supporto di Caritas, Croce Verde e Misericordia, gli enti che hanno individuato i destinatari di questo regalo. Sicuramente è un'opera che noi ci fa sempre piacere, diciamo, fare nei confronti di tutte queste persone bisognose. Oggi abbiamo cercato di espandere la nostra opera, diciamo, di collaborazione con tutti gli enti, dalla Caritas alla Misericordia alla Croce Verde, di partire da Torre del Lago, Viareggio, Lido di Camaiore, Camaiore, Forte dei Marmi fino a Vittoria Poania. Abbiamo cercato di fare questo pasto completo dove si racchiude in una classica lasagna di mare, un filetto di pesce gratinato, una millefoglia di patate e una torta fatta tutta dai nostri ragazzi che racchiude il Principe di Piemonte di Viareggio e il ristorante Maito a Forte dei Marmi. Per lo chef Mancino un gesto assolutamente naturale, in un momento di grossa difficoltà come quello che stiamo attraversando e che si ripeterà anche in occasione del pranzo di Natale. Allora, per noi è normale fare opere di beneficenza. Nel precedente lockdown abbiamo fatto sia dei pacchi alimentari che abbiamo sempre distribuito alla Croce Verde e a tutti gli enti caritatevoli, e più a Pasqua abbiamo fatto un pranzo per la Caritas di Viareggio. Per questo per noi è normale, diciamo, contribuire con queste opere e sicuramente contribuiremo anche al Natale che verrà fra pochi giorni con 250-300 pasti.